Ciao amici di Menwow, alcune considerazioni su quello che è il nuovo DCPM promulgato dal governo che insomma lascia tutti un po' perplessi e preoccupati per quelle che possano essere le conseguenze di questa situazione. Situazione che è sotto la luce del sole è davvero sfuggita di mano, si è perso il controllo assoluto, ma questo era quasi, come si può dire, inevitabile dopo aver avuto quasi una situazione, un effetto tana libera tutti quest'estate, in cui sembrava che il virus non fosse mai esistito, che non avesse mai toccato la nostra quotidianità, le nostre vite. E invece si permetteva che fossero aperte le discoteche, dove mi ricordo ci sono andato anch'io, ci sono passato anch'io, e vedevi che la metà era gente che proveniva dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Spagna, dagli Stati Uniti, quindi da posti davvero colpiti pesantemente dal Covid-19. E l'altra metà di gente invece era caratterizzata da gente proveniente dalla Lombardia, dal Piemonte, insomma, da tutte le regioni d'Italia, anche in questo caso colpite e toccate in modo violento e nefasto dal Covid-19. Però si stava tutti insieme, non c'era alcun vincolo, niente, come se fosse scomparso. Quindi, voglio dire, dopo tutto questo era prevedibile che poi anche da noi al sud, in particolare dalla Puglia, dove io vi parlo, dove, ripeto, quest'estate sembrava che il virus fosse scomparso, che fosse solo una mitologica invenzione, non è stato appunto adottato alcun tipo di provvedimento finalizzato, insomma, a prevenire un'ulteriore perdita di controllo dello stesso. Poi che dire, questo DPCM evidentemente va bene così, era doveroso. Certo, lascia molto pensare e basiti l'idea anche di fare in modo che i locali, i ristoranti, i pub e via dicendo chiudessero solo alle 18, ed equivale quindi a non aprire proprio, a tenere chiuse le proprie attività. Potevano almeno prevedere fino alle 23, in modo tale che qualcuno, se andava a fare anche la pizza, se andava a prendere qualcosa da mangiare e da bere, che dalle nostre parti più o meno l'orario è quello, si va per la consumazione di una cena, di un pasto verso le 21 di sera, il tempo di mangiare, un'oretta, 2 ore e via dicendo, alle 22, alle 23 si sta fuori, però non chiuderli a 18, perché alle ore 18, perché comunque è davvero uno spezzare le gambe. Poi che dire, hanno nuovamente chiuso le palestre dopo averle illuse che avevano una settimana di tempo per adattare quelli che erano i loro protocolli a risolvere tutta una serie di situazioni per migliorare l'insorgere e il diffondersi del virus, ma non è bastato. Bene, io dico affidiamoci un po' al Signore, è il momento di ritornare un po' a meditare su quelle che sono, su quella che è, su quello che è il vero senso della nostra vita e armiamoci di pazienza. Non sono tragedie, non è scoppiata una guerra, quindi non la facciamo neanche più tragica di quanto già non lo sia. Nessuno di noi deve partire per una guerra, è un altro tipo di guerra. Cerchiamo di adottare tutte le misure migliori per impedire di contagiarci o eventualmente di contagiare. E siamo uniti, non perdiamo il controllo. Affidiamoci a Dio, perché tutta questa situazione dimostra palesemente che l'essere umano è nulla davanti a quella che è la forza della natura, davanti a quella che è la forza di ciò in cui siamo immersi, nell'universo in cui siamo tutti immersi e connessi, collegati uno all'altro. Mai come in questo momento, questo Covid ci dimostra come siamo tutti potenzialmente vittime
di questo tremendo virus. È una sorta di livella. In ogni caso, riscopriamo un po' quelli che sono i nostri valori più importanti. Memento, audere semper, stringiamoci intorno alle nostre famiglie e cerchiamo di mantenere la calma fino alla fine.